Elisa Visari e Andrea Damante sembrano aver messo, di nuovo, la parola fine alla loro storia d'amore. Le prime voci di crisi sulla coppia sono emerse lo scorso inverno, a seguito delle quali la modella era stata avvistata in compagnia dell'attore Simone Susinna. Successivamente, però, pare che Damante abbia cercato in tutti i modi di riconquistarla e durante l'estate i due sono stati beccati insieme in più occasioni. Tuttavia, a settembre, però, sembrano essere sorti nuovi problemi, tanto che Elisa è stata accusata di aver aggredito la modella Neda proprio a causa di una presunta vicinanza all'ex tronista di Uomini e Donne. Recentemente si è diffusa una segnalazione che sembra confermare ufficialmente l'allontanamento di Andrea Damante ed Elisa Visari. Un utente ha infatti segnalato a Deianira Marzano di aver visto il DJ in compagnia di un'altra ragazza, inviando una foto che li ritrae insieme in un locale di Milano. Stando a quanto raccontato dall'utente in questione, i due sembravano conversare in modo non troppo confidenziale, dando l'impressione che si trattasse di uno dei primi appuntamenti della coppia. Inoltre, avrebbero poi lasciato il locale insieme. La presunta nuova ragazza di Damante non è un volto totalmente sconosciuto. La seguace di Deianira Marzano ha infatti riportato che si tratterebbe di Benedetta Quagli, ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa. Benedetta e Federico sono stati insieme per ben 3 anni, prima di lasciarsi nel 2021. Nel 2022 l'attaccante del Liverpool ha iniziato una relazione con Lucia Bramani, con la quale è convolato a nozze la scorsa estate. A seguito della rottura con Chiesa, Benedetta non ha reso pubblica nessuna nuova storia, almeno fino ad ora. D'altra parte, oltre alla storia con Visari, Damante pare aver chiuso le porte per sempre anche ad un ritorno con la storica ex Giulia De Lellis, la quale ha recentemente dichiarato che da tempo i due hanno accettato la fine del loro amore. Resta da vedere se tra Benedetta e Andrea ci sia davvero del tenero o meno. Non resta che attendere.